Nel castello di Magro Fischi, tra severi ritratti di antenati, il re, l'effigie del re, altri ritratti del prestigioso maestro Carlo di Vincenzo, arazzi, antichi arazzi, immagini di fanciulle in fiore, altri ritratti. A un certo punto sul tavolo di Magro Fischi si individua un prezioso scritto di Fata Garbatella. Ah. Regardons maintenant Fata Garbatella, la grande creatrice. Fata Garbatella è una grande creatrice di eventi, tant'è vero che Magro Fischi è rapito dalle sue invenzioni. Le fate pari e di più. Le fate si incontrarono al castello di Fata Ardita per far partire il progetto fatato delle fate che leggono, scrivono, dipingono, cucinano e fanno tante altre cose. E poi bisognava riprendere anche quel progetto di Garbatella segreta che avevano ideato al castello della suora Garbatella quel 4 luglio 1919. Garbatella segreta prevedeva di filmare in alcune case e poi tramutare le riprese in un libro, ma si era interrotto per via della pandemia l'8 marzo 2020. Alla riunione del comitato le fate avrebbero dovuto portare un libro che avevano letto e parlarne, oppure portare qualcosa che parlava di loro. Non tutti avevano portato un libro in quel giorno fatato della creatività. Era il 22 gennaio 2023 e il 22 gennaio 1944 è una data storica, la data dello sbarco di Anzio, dove morirono tanti figli del mondo. I figli sono figli e le guerre non fanno distinzioni. Feriscono, uccidono, distruggono. Certo, per raccontare la storia in favola bisogna essere veramente magiche. Così il comitato delle fate aveva fatto una bella pensata. Fata Lady Garbatella aveva portato il libro Con occhi di donna di Luisa Ravera. Fatarina aveva portato i carciofi cucinati alla giudia, perché come sapeva cucinarli lei, non sapeva cucinarli nessuna delle fate. Anche Gianna, Lady Garbatella, li cucinava bene, ma non era ebrea e i carciofi alla giudia hanno quel tocco magico come ha Fatarina. E nel progetto fatato delle fate che fanno, tante altre cose c'era e c'è anche giocare. Con le parole, perché le parole hanno un preciso significato che a volte può significarne più di uno. Fata Garbatella aveva portato il libro Garbatella come eravamo, dove le fotografie dicevano molto, ma molto, più di tante parole. E poi c'era da scrivere la nuova favola di Garbatella 103 senza i forse, i può darsi, i poi vediamo, senza i mai, senza i se, e così... Tutte indossarono il nuovo cappello magico e sventolarono la bandiera dei pari e di più, che è esattamente... Dove sta? Questa qui, che avete già visto, ma adesso la vedete meglio. Riprendendo la narrazione... Si fotografarono felici e sorridenti con cappello, bacchetta e bandiera. Nella foto non c'erano però tutte le fate del comitato. Alcune fate avevano trovato traffico tra una nuvola e l'altra delle idee. Altre vivevano in altri luoghi fatati, come Fata Cricri, Fata Lavenella, Fata Mirta, Fata Serena, Fata Mariuccettina, Fata Bira e tante, tante altre, sparse per il mondo. Il cibo fatato va mangiato caldo,
altrimenti perde le sue proprietà magiche. E voilà, la tavola imbandita del cibo fatato. Le fate si misero a tavola e iniziarono a mangiare con il motto «Chi ha tempo non aspetti tempo», anche perché si sa che il tempo è denaro, ma in molti ancora non lo sanno spendere, sia il tempo che il denaro. Mangiavano e discutevano allegramente e nel mentre accadde proprio una strana cosa. Videro che c'era un buffo esserino che andava in giro con una lente d'ingrandimento. Era uno strano carbasorciotto. Aveva le orecchie piccole, non grandi come la stirpe carbasorciottifera. Inoltre andava in giro con una grande lente da investigatore. Eccolo qua. Varie immagini del carbasorciotto. All'improvviso passò sotto al tavolino. Allora tutte le fate contemporaneamente si inchinarono e chiesero: «Ma chi sei? Come ti chiami? Da dove sbuchi fuori?» Lui rispose: «Fra il timoroso e l'orgoglioso sono il sorciotto. Il sorciocto. E sono fuggito via. Ora sto andando dove devo andare. Sto cercando la strada giusta, la via maestra». Si vedeva che aveva fretta, andava di corsa, voleva andare via per andare dove doveva andare. Si era ritrovato in quel posto e non sapeva neanche